Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete il titolo del video, cari amici? Silvia Truzzi e Valerio Onida. Silvia Truzzi è una brava giornalista che scrive sul pregiato Fatto Quotidiano e Onida è il presidente emerito della Corte Costituzionale, cioè Onida è un alto papavero in fatto di Costituzione. Allora voi sapete che sono stati aperti fuochi relativamente a Silvio Berlusconi, a come recuperarlo alla vita politica e via di seguito, e ciascuno spara le proprie cartucce. E Silvia Truzzi ha scritto un bellissimo articolo sul Fatto Quotidiano, io poi ve lo lascio nel link così lo potete leggere nella sua interezza e contesta quello che ha scritto su Sole 24 Ore il costituzionalista Onida. Ma perché, cara giornalista Silvia Truzzi, non facciamo diciamo così, un argomentare complessivo, perché non inseriamo la faccenda specifica che riguarda qua Silvio Berlusconi? Silvio Berlusconi non lo inseriamo in un quadro più ampio. Il quadro più ampio qual è? È quello che già proponeva Marco Pannella prima del 1994. Prima che il Cavaliere scendesse in politica. È tutta la vita che Marco Pannella si batte, fa digiuni per modificare la magistratura e la giustizia. E inseriamo questo evento specifico che riguarda la Suprema Corte di Cassazione. La sentenza a carico di Silvio Berlusconi. Inseriamolo nel più ampio disegno di una riforma della magistratura e della giustizia. Perché non dice lei, giornalista Silvia Truzzi, che la giustizia e la magistratura sono da riformare? E che la magistratura e la giustizia siano da riformare non è una pensata del Cavaliere, che è in politica dal 1994, è un'idea di Marco Pannella. Un'idea che Marco Pannella aveva prima del 1994. E Marco Pannella, con tutto rispetto, giornalista Silvia Truzzi, credo che sia più autorevole di lei, vero? Avrà i suoi motivi, vero? Marco Pannella se ha promosso tanti referendum per riformare magistratura e giustizia e tanti referendum poi sono stati in maniera vergognosa, cassati, è vero che va. Quindi, in un disegno più ampio, che va al di là delle speculature che riguardano il Cavaliere, c'è qualcosa che non quadra in Italia. E quando c'è qualcosa che non quadra in Italia, il primo a farsi sentire è sempre Marco Pannella. Lo ha fatto con il divorzio, l'ha fatto con l'aborto, l'ha fatto col finanziamento pubblico. Ah, ha preceduto tutti, Marco Pannella ha preceduto tutti, cara Silvia Truzzi. Va bene, cara Silvia Truzzi, io qua mi fermo, la saluto con tanta simpatia e lascio il link del suo articolo nel riassunto a questo video. Grazie a tutti, cari amici, e a tutti tanti saluti da Serafino Massoni.